Dopo gli stravizi a tavola, con le feste natalizie, bisogna subito correre ai ripari e rimettersi in forma. Oltre ad una sana alimentazione, è importante una corretta attività fisica. Il fenomeno dell'anno arriva anche in Italia dall'America, che già da 10 anni sta spopolando. È la Zumba, tonificarsi con il sorriso e al ritmo di musica. Quest'anno abbiamo pensato di presentare anche noi la Zumba. Piuttosto che stare sempre a mettere delle nuove attrezzature, preferiamo mettere delle attività, insomma, lavorare più sul materiale umano, sugli istruttori che fanno delle belle lezioni e danno energia, soprattutto in questo periodo di crisi che c'è bisogno di dare un po' di energia, un po' di allegria. Anche a Foligno sta riscuotendo molto successo. Andiamo a visitare la palestra dove sta insegnando una delle poche professioniste che nella nostra regione ha il brevetto di Zumba. È una disciplina che nasce 10 anni fa negli Stati Uniti. L'inventore è stato Beto Perez, che faceva l'istruttore di fitness, e un giorno si è dimenticato i suoi CD di aerobica e, per non lasciare la classe sguarnita, ha messo i suoi CD, e lui, da bravo colombiano, aveva tutta musica latinoamericana e ha improvvisato così in quell'occasione una lezione di aerobica, però fatta con musica latina. E ha avuto un grande successo. Da lì è partito tutto il programma Zumba, un programma di fitness che però appunto sfrutta la musica latinoamericana per poter modellare il corpo. È un tipo di allenamento intenso, perché a differenza dei soliti allenamenti a campana abbiamo un allenamento alternato e permette di bruciare tantissime calorie. Siamo sui 900 calorie all'ora. Essendo un allenamento molto intenso, come dicevi giustamente te, le controindicazioni, ovvero possono farlo chiunque, uomini e donne, qualsiasi fascia di età? È per questo che Zumba è geniale, perché riesce appunto a mettere insieme tutte le persone, tutti diversi, le diverse fasce di età, dal ragazzino fino alla persona adulta o anche anziana. È proprio in questa maniera che avviene la lezione di Zumba, ognuno l'adatta al proprio corpo, alle proprie possibilità.